Star Trekiani che non siete altro, è stato annunciato il quarto film dell'era Kelvin. Mi sa che è giunto il momento di fare una bella classifica di tutti i film. Partiamo! A sorpresa, dopo anni di promesse e cancellazioni, io sullo Star Trek di Tarantino già ci speravo, è arrivato durante il Paramount Day di qualche giorno fa l'annuncio che verrà girato un quarto film col cast dei precedenti tre film. Ora non voglio dire, ma Chekhov come lo gestiranno? Purtroppo l'attore Anton Yelchin è morto in un incidente anni fa ed era pure uno dei meglio riusciti. Se pensiamo poi che anche questo film verrà affidato a J.J. Abrams, inizio a pensare che la meritocrazia di questa società sia solo una presa per i fondelli. Quanto deve distruggere diverse saghe famose un regista, produttore e sceneggiatore prima che venga, come giusto, defenestrato dal sistema? A quanto pare ancora una di troppo. A parte questi rigurgiti acidi, sono contento di rivedere questo cast all'opera, soprattutto Zachary Quinto, che ho sempre trovato molto bravo, ma che a fatica ritrovo in prodotti di una certa risonanza. Comunque ancora poco si sa di questo film e, come dicevo sopra, meglio non sapere fino alla fine. Quindi partiamo con la mia personalissima classifica dei film di Star Trek. Tredicesimo e ultimo posto va assolutamente a Nemesis, uscito nel 2002, l'unico film della saga che ho visto solo ed esclusivamente una volta e al cinema. Ho un rifiuto netto per questo film, visto come manda fuori personaggio tutti i membri dell'Enterprise che si ritrovano a fare i Kirk quando sono dei Picard. I dialoghi e una trama flebile, anche se approfondisce la storia di Romulus, dà l'ultimo colpo ad un film e ad un cast che sicuramente avrebbe meritato di più, ma soprattutto tanto Roddenberry per essere un vero Star Trek. Al dodicesimo posto metto invece, forse non troppo a sorpresa, The Final Frontier, film dell'89 con l'equipaggio classico e uno Shatner che veste i panni sia di attore che regista. Un film che si perde in un approccio metafisico e in una regia approssimativa che forse avrebbe meritato l'ultima posizione assoluta. Però il vecchio cast funziona incredibilmente bene e poco importa se la storia sia veramente poco Trek e il super cattivo un semplice piagnone. Non vi preoccupate, il momento di JJ è arrivato. Infatti all'undicesimo posto metto The Future Begins, film del 2009, reboot della saga realizzato dall'innominabile creatore di Sventura. Un film in cui un peschereccio venuto dal futuro distrugge intere flotte da battaglia e pure pianeti. Film che da Star Trek prende solo i nomi dei personaggi e dei luoghi e che in pieno stile JJ riscrive banalmente in tono di sfida quanto avvenuto nei 30 anni precedenti. Ovviamente ottimi effetti speciali, ma lo ricordo solo perché un amico arrivò in ritardo e ci perdemmo qualche secondo iniziale al cinema. Col senno di poi era meglio se stavo direttamente fuori dalla sala. Entriamo nella top 10 e il decimo posto è di Into Darkness, film del 2013 che vede un ritorno di Khan nelle vesti di cattivo, eppure interpretato da Cumberbatch. Insomma, tutti i presupposti per dimenticare del film del 2009 e invece una trama assurda che relega Khan come cattivo di secondo ordine e mette invece un Peter Weller, era il Robocop, a fare un cattivo cattivo senza alcuno spessore. L'unico che ci ha creduto è stato Cumberbatch, che in effetti fa comunque un ottimo Khan. Film che ancora non mi capacito JJ abbia potuto cannare così nettamente. Saliamo però ancora di un gradino e torniamo al cast di The Next Generation con L'Insurrezione, film del 1998 in cui sarebbe dovuta apparire pure la Cuccarini, ma la cui parte fu poi tagliata in fase di montaggio. Un film molto The Next Generation, pure troppo, una puntata lunga che tende a perdersi e rallentare troppo, con un cast ancora una volta eccezionale, Murray Abraham e Donna Murphy su tutti, sprecato a causa della trama che si scopre essere una semplice faida familiare, togliendo gran parte dell'interesse nella nuova razza. Un peccato perché anche qui le premesse potevano esserci tutte.
Siamo solo all'ottavo posto e JJ ha già finito la sua corsa al titolo. Beyond è un film del 2016 che risulta migliore rispetto agli altri perché alla regia c'è Lynn e soprattutto una sceneggiatura fatta da Simon Pegg che conosce la saga e quello che si aspettano da Star Trek i fan. Quindi sì, tanta azione ma più sensatezza e problemi da risolvere senza inventarsi un technobubble apposta per farla semplice. Un film comunque non perfetto, che però risalta particolarmente visti i precedenti due della linea Kelvin, che io spero sempre siano il risultato di un pensiero del cervello positronico di Data. In settima posizione torniamo al cast classico con The Search of Spock, film dell'84 che affronta la perdita di Spock andando a recuperare il suo corpo rigenerato, rimettendolo assieme però alla sua mente momentaneamente stipata dentro a quella di McCoy. Film interessante e non banale con la presenza di Sarek e soprattutto dei Klingon. Film ottimamente riuscito che riesce a mantenere alta la qualità emotiva, emozionale e logica dei vulcaniani. Il primo film non si scorda mai, ma in questo caso è solo in sesta posizione. The Motion Pictures è uscito nel 79 lasciando carta bianca a Roddenberry per contrastare l'avvento di Star Wars. Purtroppo o per fortuna, Roddenberry ha fatto un vero e proprio film degno di Star Trek e del suo spirito, che però era agli antipodi con quello che la Paramount voleva. Discreto insuccesso al botteghino fece vacillare il brand, ma sicuramente il più Trek di sempre e con le scene tagliate e aggiunte poi decenni dopo sarebbe stato ancora migliore e più chiaro. Ah giusto, mi sa che non lo avevo detto. Questa è solo la prima parte della mia personalissima classifica dei film di Star Trek. Dovrete aspettare fino al prossimo video per sapere il resto, ma nel frattempo una sorpresa per voi, un sondaggissimo nella mia community qui su YouTube in cui potete votare il migliore tra i 5 film rimasti in lizza. Prima di correre a votare, lascerò anche un link in descrizione a questo video, vi chiedo di mettere un bel mi piace qui sotto e se già non lo avete fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, è fondamentale se non volete perdervi il prossimo video. Attendo poi i vostri commenti qui sotto per godermi il flame. Su queste mie prime 8 scelte non abbiate ritegno, come sempre carissimi MTIers, ciao!